Scena 1. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Prossima. Restauro, scena 2. E bella a tutti ragazzi e Prossima. Restauro, scena 3. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo No, non nuovissimo. va bene, non va bene, non mi piace. Ma vaffan. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. A parte gli scherzi, come avete ben letto dal titolo, oggi, 16 febbraio, inizieremo ufficialmente il restauro del Parmakit, Metrakit 65 del mio amico Daniel. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere, ora ve lo faccio vedere. Ed eccolo qui, il nostro mitico MKX65. Allora, come potete ben vedere, le condizioni non sono pessime, però dobbiamo fare una bella pulita e lucidata per farlo più bello, no? Dato che oggi è tardi, già si è fatto tardi, sono le 11, andremo a fare qualcosa di molto semplice, ovvero andare a levare questi adesivi come prima cosa. Come seconda cosa, però, penso che inizierò domani a fare questo servizio, è praticamente quello di grattare con una carta molto fine il telaio in modo tale da levare tutti i graffi e poi lucidarlo. Stessa cosa anche per lo scarico. Comunque è un 65, ma vi assicuro che decolla. Andiamo a prendere il fono da carrozziere, che ovviamente sta sotto tutta questa spazzatura. Eccolo qui, bellissimo fono. Devo attaccare nella presa, se ci riesco, con una mano. E voilà. Andiamo a riscaldare un poco la grafica per facilitare la rimozione. Vediamo un poco, guardate con che facilità viene via. Mamma mia, non rimane neanche la colla, non rimane neanche la colla. E voilà, perfetto. Si vede, ci sta la colla? Dove sta la colla? Non c'è. Sono il mago degli adesivi. Riscaldiamo anche quest'altro adesivo. Con una mano è tutto più difficile. Ok, raga, ci vediamo tra un secondo, perché con una mano questo non lo riesco a levare sicuro. Vedete che cosa succede a parlare troppo presto? Che questa adesiva è rimasta tutta la colla e mo dovrò perderci un poco di tempo per togliere tutta questa colla. Ora continuiamo con la rimozione di quest'altro adesivo sul parafango. Bene ragazzi, gli adesivi li ho tolti, ora dobbiamo iniziare a smontare la sella, il serbatoio e queste altre plastiche per andare a lucidare il telaio. Raga, è successo un casino. Ho levato questa vite e ho iniziato a scorrere benzina ovunque. C'è un bel problemino. Mi sa che hanno infilato questo perno qui per mantenere la scocca e hanno bucato i serbatoi. E questo è un problema. Allora ragazzi, cominciamo male. Una cosa semplice, ovvero smontare il serbatoio, è diventato molto complicato per questo problema. Ovviamente poteva mai lasciarmi la moto con la riserva, no, mi ha lasciato il pieno. Abbiamo fatto il garage pieno di benzina. Perfetto.
scorrendo ancora benzina. Cioè, guardate qui che cosa ho combinato nel garage, un lago di benzina. Mamma mia. Bene ragazzi, eccoci qui. Il serbatoio l'ho smontato e ovviamente l'ho smontato fuori dal garage per evitare di allagare il garage appunto di benzina. E ecco il telaio come si presenta, dentro un poco sporco, comunque va lucidato. Però è mezzanotte e quindi direi per oggi fermiamoci qui e ci rivediamo domani. Ovviamente per voi passeranno solo qualche secondo. Io vado a dormire, buonanotte. Restauro Metrakit giorno 2. Bene ragazzi, dall'ultima clip è passato un giorno e oggi andremo a grattare il telaio per levare i graffi e poi lucidarlo. Ovviamente useremo una carta vetro 200, 300, 500 per poi piano piano aumentare fino a una molto leggera, tipo 1000. Quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci al lavoro. Allora, questa qui è la carta vetro, inizieremo con una 500. E ringrazio Daniel che me ne ha portato un solo foglio. Ti ringrazio, quella là che serve di più me ne ha portata solo una. Comunque, prima di iniziare a grattare il telaio, questa qua si bagna. Con una mano sarà tutto molto più difficile, però noi ci proviamo lo stesso. Andiamo a bagnare la carta vetro. Iniziamo a grattare. Allora, ho passato la carta vetro fino a 2000 e questo è il risultato. Confrontiamo con quell'altro lato che non ho fatto. Direi che la differenza ci sta, si vede. Guardate qui, tutto sporco, tutto graffiato. Guardate quest'altra parte e ovviamente dobbiamo ancora lucidare. Questo è il prodotto che andremo a usare per lucidare. Voglio precisare che questo video non è sponsorizzato da questa azienda che produce questa pasta abrasiva, ma l'abbiamo comprato con i nostri soldi. Però se qualcuno ci vuole sponsorizzare per restaurare mezzi, l'email giù qui. Qui, oppure nel link in descrizione. Non perdiamoci in altre parole e mettiamoci al lavoro. Bene ragazzi, dopo una mezz'oretta di lavoro ho finito. Allora vi faccio vedere il telaio. Aspettate, vi faccio vedere il telaio nelle sue condizioni originali e guardate come l'ho fatto io. Assurdo. Cioè raga, mi posso specchiare? È stupendo. E poi se voglio ci posso fare altre mani, diventa ancora più lucido. Comunque ora mi metto al lavoro e inizio a fare pure le altre parti, perché sennò sono le 11 e torno a casa direttamente domani e quindi ci vediamo più tardi, anche se per voi passeranno pochissimi secondi. Allora ragazzi, sto grattando anche quest'altro lato, però qui ho visto che Daniel ha incollato queste parti qui perché erano spaccate, solo che ha fatto troppa spessura e quindi non va a chiudere bene. E questa cosa mi dà molto fastidio, anche perché potrebbe cadere dell'acqua o la sporcizia mentre gatto. E quindi ora prendo un attimo il treno e consumo un po' questa cosa in modo tale da far aderire bene il coprivolano al carter. Eccoci qui. Allora andiamo a smontare questi perni. Eccoci qui. Allora, non dobbiamo fare altro che consumare con il Dremel queste parti di colla in più. Un gioco da ragazzi. Raga, non potete immaginare come puzza questa resina, mamma mia. Potevo anche prendere prima questo qua, prima di accendere il Dremel. Guardate, mi sono fatto bianco, pieno di resina, di vetro resina. Mamma mia. Eccoci qui ragazzi, è come per magia, il pezzo combacia perfettamente.
stato semplice, no? Comunque, detto ciò, ora continuo a grattare questa parte di telaio per poi lucidarla. Per questa prima serie del restauro del MetraKit è tutto. E ovviamente se vi è piaciuto lasciate un like, non vi dimenticate di commentare e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, a 100 like, seconda parte del restauro del MetraKit e dopo la terza quarta serie andremo a provare in strada. Direi che per ora è veramente tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!